Grazie Presidente. Colleghi consiglieri, conosciamo benissimo la situazione di bilancio a cui andiamo incontro. Possiamo riassumere quello che ci accompagnerà per diversi consigli comunali come un fallimento della politica delle amministrazioni passate, tra ovviamente entrate straordinarie, strumenti derivati nel tempo, il debito nelle partecipate, sappiamo lo scempio che è stato fatto del patrimonio pubblico. Oggi a nome del Movimento 5 Stelle Milano presentiamo quello che sarà una delle proposte in merito al bilancio su cui metteremo alla prova la Giunta. L'introduzione del bilancio partecipativo dal prossimo anno. Il bilancio partecipativo è di fatto un argomento di cui si è discusso tantissimo, è stato un argomento dibattuto durante la campagna elettorale, ma da 2 anni, anche dopo mie richieste all'assessore passato Tabacci, non c'è mai stata una risposta né una presa di posizione forte per l'introduzione di questo all'interno del Comune e del nostro bilancio. Per i colleghi consiglieri che non conoscono questo strumento democratico, il bilancio partecipativo nasce a Porto Alegre nel 1989, Brasile, come una prassi, una consuetudine strutturata ovviamente della società civile, della società civile organizzata, che vedeva l'amministrazione coinvolgere la cittadinanza sulla destinazione dei fondi, dei soldi. Da allora, da questa bella e positiva prassi, pratica, è arrivata nel 1996 ad essere definita dall'ONU come una delle migliori pratiche di governance urbana al mondo, per essere poi praticata e promossa anche in grandi città americane come New York e Chicago. Il bilancio partecipativo è un procedimento, in estrema sintesi, attraverso il quale la popolazione, individualmente e attraverso le proprie forme di aggregazione sociale, è chiamata a stabilire le modalità di assegnazione delle risorse a disposizione dell'ente o di una parte di esse. Questa è una frase ovviamente sintetica per esprimere i concetti legati al bilancio partecipativo. In Italia diversi comuni hanno già adottato questa pratica, come Pieve Emanuele, Canegrate, Grottamare, Capannori, Cascina e molti altri. Detto questo, il Movimento 5 Stelle Milano ha consegnato una mozione di indirizzo rivolta alla Giunta con un impegno a introdurre il bilancio partecipativo dal prossimo anno, individuando una o più circoscrizioni zonali, quindi, per sperimentare questa pratica e iniziare a introdurlo in maniera strutturata nel nostro bilancio. Io invito ovviamente i consiglieri a leggere questa mozione che fornirò al più presto e a spingere insieme a premere sulla Giunta per introdurre questo metodo. Siamo in una situazione dove la programmazione politica ha fallito tutta l'economia della città, le città sono indebitate, le regioni sono indebitate. Ridare ai cittadini la forza di iniziare a vedere come si gestiscono i soldi, ovviamente da una parte un qualcosa che dà soddisfazioni in maniera immediata, sulle priorità si possono dedicare soldi, magari si inizierà con poco, ma che a lungo andare permetterà ai cittadini di capire che si lavora con risorse limitate e che in base a questo bisogna trovare delle priorità condivise. È uno strumento che tra l'altro permette di abbattere i conflitti e le conflittualità all'interno delle città. Detto questo, uno degli utilizzi potrebbe essere proprio la scelta delle priorità e chiudo il mio intervento con la scuola San Giusto. Col bilancio partecipato si potrebbe decidere di utilizzare i fondi anche per progetti di questo tipo, anche contro le scelte della Giunta. Questo è uno strumento che darà ai cittadini un'arma in più. A voi la parola. Grazie, consigliere Calise.